Come un preliminare dal notaio, dicono i protagonisti, convinti che dopo 22 anni di discussioni, progetti e annunci, questa sia la volta buona per il nuovo ospedale di Padova, che ha in realtà il titolo più completo di Polo della Salute Ospedale Policlinico. Due sedi, connessione con l'università e l'intenzione di affermarsi come polo internazionale per salute e ricerca. Siamo arrivati a un trasferimento dei quasi 52 ettari del comune, 513.768 metri quadri. Oggi abbiamo l'area, un'area che ci verrà poi volturata in sede notarile entro il 30 di novembre. Diciamo che da qui non si torna più indietro, quindi adesso c'è la certezza di avere l'area, bisogna realizzare l'ospedale. A Palazzo Balbi di Venezia, sede della Regione Veneto, la vetrina e le firme dell'intesa da 600 milioni di euro per le opere. Ma in contemporanea a Padova il Consiglio Provinciale trattava il proprio assenso all'accordo. Sì, stamattina abbiamo firmato con l'unanimità dei presenti in Consiglio l'accordo e in diretta, proprio con il nostro Presidente, abbiamo dato il via libera. E veniamo ai passi prossimi, che saranno i più delicati. Innanzitutto per quando dovrebbe essere pronto l'ospedale. I tempi sono lunghi, 3 anni di carta e 7 anni per costruire. A me sembrano eccessivi. Da parte dell'amministrazione sarà massima collaborazione per evitare qualsiasi intoppo. Quindi secondo lei in meno di 7 anni? A me sembra strano, ci sono impieghi 7 anni, forse vengono da un mondo diverso. Cercheremo con la collaborazione di stringere i tempi. Con quali fondi? La finanza di progetto non è la prima scelta secondo le prime intese raggiunte. Il finanziamento nell'accordo si fa riferimento a un ruolo di advisor che dovrà avere l'ufficio regionale rispetto alla modalità di finanziamento, che sarà sicuramente parte di finanziamento proprio e parte di risorse che andremo a trovare sul mercato, fondi BEI, della Banca Europea degli Investimenti, che so potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti, ma non escludo a priori, anzi direi che a priori dovrebbe esserci il finanziamento in base all'articolo 20, che è un finanziamento del governo. 22 anni di attesa per la città di Padova ed è quasi un paradosso che a firmare l'accordo per il nuovo ospedale sia il sindaco, che sosteneva in realtà un'altra soluzione, ma ha poi ascoltato le voci di alleati e minoranze. Non è che ho vinto io, ho vinto qualche altro. L'importante è che la città di Padova abbia risolto un problema di cui si parlava da 22 anni. Noi come amministrazione siamo riusciti in un anno a risolvere il problema, un po' più di un anno. La prima parte era stata prima delle vacanze natalizie, la seconda parte, come avevo detto, prima delle vacanze estive, per cui abbiamo mantenuto quello che dovevamo fare.